Solo sulle fonti TV il fatto di Marcotti, il nostro appuntamento settimanale con Giancarlo Marcotti, fondatore di Finanza in Chiaro, che naturalmente è collegato con noi. Giancarlo, ben trovato. Grazie Manuela, un saluto a te. A tutti gli ascoltatori. Grazie Giancarlo. Allora, noi dobbiamo naturalmente parlare di questo Natale, tutti a casa, così come recita la nostra grafica e il nostro titolo, perché naturalmente non si parla d'altro, in relazione ai numeri del Covid e a quello che sta succedendo sul Covid. Intanto dovrebbe arrivare proprio in queste ore la decisione finale del governo. Prima di partire con tutte le riflessioni del caso, Giancarlo, facciamo così, oggi voglio portare un po' un fuori programma e voglio partire, vediamo se tu sei d'accordo con quello che ho scritto io sulla mia pagina Twitter, che è la seguente cosa. Ho riportato una dichiarazione del ministro per affari regionali Francesco Boccia, che ha detto: dobbiamo fare delle scelte per tutelare i più fragili e gli anziani, a costo di sfiorare l'impopolarità. Fin qui tutto a posto. Dovremmo passare il Natale ognuno a casa propria, fin qui diciamo tutto a posto ancora. È evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività. Se qualcuno ipotizza feste, cenoni, assembramenti, sbaglia di grosso. Al che io mi sono sentita di riportare quest'ultima frase: se qualcuno ipotizza feste, si sbaglia di grosso. E ho detto: grazie per la tirata d'orecchie, ministro. E voi non sbagliate di grosso, visto che non avete ancora comunicato un bel niente. Ovviamente è una provocazione, però è anche vero che manca veramente pochissimo a Natale e ancora non sappiamo in effetti che cosa potremo fare. Che cosa dici di questa tirata d'orecchie del ministro? Beh, oramai ci siamo abituati a queste tirate d'orecchie, che è appunto è anche un eufemismo dire tirate d'orecchie. Nella realtà sono delle imposizioni, in alcuni casi proprio cervellotiche, no? Adesso l'ultima, dato che come sai io ti parlo dal Veneto, l'ultima di Zaia che insomma, tutti a casa dalle 2 del pomeriggio è un. Anche quella cervellotica, nel senso che si voleva evitare che nelle città ci fossero assembramenti nel pomeriggio. Ma ora, dato che tornare alla propria abitazione si può in qualsiasi momento, allora basta che le persone dalla provincia, dai paesi, eccetera, così, arrivino in città entro le 2 del pomeriggio, poi possono tornarsene a casa quando vogliono perché stanno tornando a casa, quindi non ci sono limitazioni. Certo, Okay? sì. Quindi la questione di dire dalle 2 del pomeriggio tutti nei propri paesi non ci si muove più è una limitazione che viene disattesa abbastanza facilmente. Ripeto, se io sono di Bassano del Grappa e voglio andare a Treviso oppure a Vicenza, se lo faccio entro le 2 del pomeriggio, poi posso stare nella città che ho scelto quando voglio, perché ripeto, tornarsene alla propria abitazione naturalmente è sempre consentito. Quindi ci sono delle questioni che, ripeto, a mio avviso sono cervellotiche. Io, come sai, sono per avere maggiore libertà di movimento e anche di scelta, anche perché quando è accaduto qualche cosa di anomalo, faccio l'esempio famoso delle grandi manifestazioni a Napoli quando, con la morte di Maradona, ci Sì. si poteva aspettare che successivamente a Napoli scoppiasse chissà quali contagi, eccetera, visto quello che era accaduto. Non mi sembra che sia cambiato di una virgola la situazione di Napoli, quindi insomma, sarà Allora, lì. infatti, no, Giancarlo, peraltro io faccio questa ulteriore precisazione perché poi è lì che volevo andare a parare, no, col mio tweet, nel senso che indipendentemente dalle decisioni, vabbè, poi è ovvio, discuteremo e si può discutere per ore, e sono giuste, non sono giuste, chiaramente dobbiamo ragionare in modo complessivo, c'è anche chi è d'accordo, no, per esempio, con le restrizioni, quindi io
io però volevo andare a parlare sul fatto che ancora oggi non sappiamo nulla. Cioè, per esempio, anche la Germania, così parliamo anche di altri paesi per far comprendere ancora una volta che purtroppo volenti o nolenti è un problema generalizzato e globale, non riguarda solo il nostro paese. Anche la Germania, con Angela Merkel, in modo anche molto netto e rigoroso, no? Ha deciso di andare verso il lockdown natalizio, però insomma, quando è che l'hanno comunicato? Settimana scorsa. Diciamo che c'è stato tutto il tempo necessario per affrontare il discorso, d'accordo o meno. Io mi metto nei panni, soprattutto, non so, sempre di alcune categorie come quella dei ristoratori che si erano sentiti dire sì, potete fare il pranzo di Natale e adesso invece non sanno nemmeno se potranno farlo questo pranzo di Natale e credo, poi ti lascio di nuovo la parola, che un ristorante abbia già acquistato tutti i prodotti che idealmente sarebbero serviti per il pranzo di Natale e quindi mi dico, è giusto è giusta questa tempistica sempre abbastanza insomma, approssimativa, perché non è che possiamo, questo non è questione ripeto, di colore politico, è una questione logica e pratica. Sì, Manuela, ma rispondere è abbastanza semplice, nel senso che dove ci sono governi stabili e comunque insomma situazioni politiche chiare, le decisioni si possono prendere con un certo anticipo. Dove ci sono governi, chiamiamoli ballerini, è chiaro che ogni decisione deve essere così continuamente rivista perché uno la vuole in una maniera, un altro la vuole in un'altra e quindi alla fine si arriva sempre all'ultimo minuto. Il nostro governo è, per usare un eufemismo, abbastanza litigioso, nel senso vediamo le questioni che ci sono, Renzi, Conte, Movimento 5 Stelle, PD, quindi è chiaro che prendere una decisione è un po' più difficile. Adesso io rispondo anche in una maniera provocatoria. Prendono delle decisioni a 30 o a 40 anni in Cina perché probabilmente loro ritengono che tra 30 o 40 anni il governo cinese sarà esattamente come quello di oggi. Certo, non ci sarà più Xi Jinping, ma ci sarà un'altra persona che continuerà le sue cose. Quindi non è che voglia difendere, ci mancherebbe altro, sapete come la pensa il governo attuale. Però è chiaro che prendere delle decisioni quando il governo è così eterogeneo è più difficile che prendere decisioni in un governo invece stabile. No, Questa beh, è la mia. questo è vero, verissimo, assolutamente, perché chiaramente ci sono diverse anime, quindi le opinioni, cioè, all'interno della maggioranza sono sempre, no, non sempre, però spesso possono essere discordanti, come in questo caso. Infatti stiamo assistendo proprio a questo balletto, no, tra i rigoristi e i possibilisti. Peraltro, così almeno parliamo anche di questo e poi ci ributtiamo sui temi più consoni al nostro spazio. Peraltro c'è anche stata l'incursione di Matteo Renzi che ha sballato ulteriormente gli equilibri, no? Che insomma si è parlato di caduta del governo ancora e se ne parla ancora, anche se credo che non sia una strada percorribile e raggiungibile. Sì, se ne parla anche se io a queste bizze di Renzi ci credo un po' poco, nel senso che ogni volta dice: se non mi credete vuol dire che non mi conoscete. No, dico, non ti crediamo proprio perché ti conosciamo. Perdonatemi Ok, la battuta, ma ok, mi viene ok. spontanea. Ecco, questa paura ancora che c'è rispetto al Covid esiste nonostante le notizie comunque sempre più positive, fermo restando che adesso dobbiamo vedere cosa succede, ma sul vaccino, no? Arcuri ha detto entro il 2021 saremo tutti vaccinati, comunque questa campagna di vaccinazione che è già partita negli Stati Uniti e non solo, ma che a breve partirà anche nel nostro paese, dovremmo andare, stando insomma, così anche a delle statistiche su basi precedenti, su notizie di altri periodi storici, verso un periodo un po' più tranquillo, anche grazie al vaccino, no, Giancarlo? Come vedi l'immediato futuro? Anche perché sul Natale ancora non possiamo fare ragionamenti, non sappiamo cosa succederà. Però il nuovo anno, come pensi potrà iniziare da questo punto di vista, anche a livello economico, naturalmente? Niente, Arcuri può dire che l'anno prossimo saremo tutti vaccinati, ma parli per lui perché io l'anno prossimo e neanche negli anni successivi sarò vaccinato.
Ah, questo Perché? tu non ti vaccini, questo non te l'avevo mai chiesto. No, 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 Ok. assolutamente. Per vaccinarmi devono prendere un arco, una freccia con alla fine la... Io raccontavo così questa cosa per prendermi perché non... No, No, ok, sì. semplicemente non credo a questa vaccinazione. Naturalmente chi vuole vaccinarsi si vaccini e ovviamente prende i suoi rischi è un adulto e fa le sue scelte, naturalmente. La stessa cosa per me, sono adulto, faccio le mie scelte. Io penso che saranno molti a non vaccinarsi, ma questo non cambierà niente. Oramai, quando finirà la storia del Covid, l'ha già detta la signora Lagarde, quindi, che è una nota virologa, eccetera, così, ha detto che nel 2022 sarà finita la storia e quindi dal 2022, ahi noi, dato che la signora Lagarde dice che il PEP ovviamente vale finché c'è un'emergenza, ma che nel 2022 l'emergenza sarà finita e quindi da quel momento lì in poi torneranno le solite cose, cioè quelle a che eravamo abituati prima, il pareggio di bilancio, tutte quelle cose lì, insomma. E quindi per l'Italia sarà un momento drammatico. Allora, guarda, è arrivato un messaggio, io te lo leggo, perché prima tu hai parlato di Napoli, Giancarlo, hai detto ma non c'è stato nessun aumento, invece un amico mi ha portato, però vabbè, adesso io non so la fonte qual è, scusatemi, sto guardando proprio in diretta con voi, in realtà che mostra un grafico, che però io non posso mostrarvi, scusatemi, se no lo mostrerei. In cui in realtà dopo il giorno in cui è scomparso Maradona e dopo che le persone si sono effettivamente riversate per la strada c'è stato un aumento. Allora, vabbè, allora grazie all'amico perché io lo sapete che mi baso su tutto quello che ci mandate, ci mancherebbe, io non so qual è la fonte e soprattutto non so neanche, cioè sapete che l'aumento dei contagi, ma poi mi fermo qui, non sono io che lo devo dire, come nessuno di noi credo, è determinato da tante questioni, però mi fa vedere che in realtà c'è stato, poi non so io se è dovuto al fatto che molte persone siano scese per strada, però Giancarlo, ti ho letto il messaggio, rispondi. No, 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 no. Allora, da quanto ne so io, poi dopo potremo stare a discutere, ma non c'è stato un aumento significativo rispetto ovviamente al resto d'Italia, perché chiaramente se c'è stato un aumento, ma l'aumento c'è stato in tutta Italia, è chiaro No, che infatti dicevo, non è... bisogna mettere in relazione tante cose, ma ripeto, questa è una cosa statistica, non è che, cioè, io poi ripeto. Va bene, prego Giancarlo, scusami, non volevo interromperti. No, 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 ma dicevo che ovviamente qualora ci fosse stato un aumento, chiaramente deve essere solo a Napoli e da nessun'altra parte per essere significativo. Se invece l'aumento c'è stato in tutta Italia, è chiaro che non c'entra niente la questione Napoli e la questione Maradona, voglio dire. Quindi fare un grafico nel quale si vede un aumento, a parte che... Gli aumenti, teniamo sempre conto che gli aumenti e le diminuzioni sono nella normalità, nella logica, ma anche se ci fosse un aumento significativo, ma questo aumento significativo si fosse manifestato anche in tutte le altre o in gran parte delle altre regioni d'Italia, è chiaro che non potrebbe essere attribuito a quello. Ripeto, da quanto risulta a me. Napoli rispetto al resto della Campania e al resto dell'Italia non ha avuto un aumento significativo, ripeto, rispetto Ok, sì. alle altre, dopo quel fatto. Ma anche la questione, Manuela, la quarantena non dura 14 giorni, anzi, poi alcuni dicevano 10, 7, ma mettiamo anche 14 giorni. Cioè, se io entro in contatto con una persona che appunto al Covid, non registro nessun contagio, cioè non e dopo 14 giorni dovrei essere... Diciamo immune, nel senso non aver contratto. Ecco,
Ma perché si dice che questa seconda ondata dipende da quello che abbiamo fatto a luglio e agosto? A luglio e agosto sono passati 4 mesi, non 14 giorni. Cioè non riesco a capire perché la seconda. In più la seconda ondata non è avvenuta solo, che ne so, in Italia dove a luglio e agosto Ma fa caldo, ovunque, certo. ma anche da altre parti dove luglio e agosto, anzi, si svuotano le città anziché riempirsi perché insomma partono per le vacanze. Quindi non lo so, sono cose un po' strane perché bisognerebbe riflettere anche su questo. Allora, Giancarlo, peraltro Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, ha detto che i casi sono due, appunto questo lockdown generalizzato con l'Italia che diventa tutta zona rossa, oppure un lockdown che in qualche modo si è alternato, no? A seconda dei dati delle regioni. Questa potrebbe essere una via migliore, secondo te? Ma io, ripeto, non, allora il lockdown generalizzato non lo riesco a capire. Io continuo a pensare che ci sono delle cose che hanno poco senso. Una delle cose che secondo me ha poco senso sono le mascherine, no? Nelle quali, cioè, vabbè, uno se uno la vuole portare perché si sente protetto, la mascherina la porti, però ci sono oramai studi, ma a parte studi, insomma, anche cose banali, sappiamo perfettamente tutti, ecco, che un chirurgo usa un certo tipo di mascherina, ma la usa in una maniera, cioè, per cui entra sterile, non la mette lui stesso, ma gliela mette un'infermiera. Ogni 20 minuti, forse ogni mezz'ora, viene cambiata. Cioè, perché la mascherina abbia diciamo, un L'efficacia, senso. efficacia, tu Sì. dici al 100%. Ecco, no, infatti questo però io lo voglio precisare perché ovviamente io te l'ho già detto in altre occasioni, io non, cioè, non posso dire effettivamente quanto e come la mascherina possa servire, però è chiaro che bisogna usarla correttamente, su quello siamo d'accordo, se la mascherina la buttiamo per terra e tocca altre superfici già ha perso la sua protezione, no? Ecco. Lo preciso Giancarlo perché queste cose vanno sempre dette con. Non sto dicendo che tu non l'abbia fatto, però io ci tengo a No, precisarlo, no. vanno sempre detto con molta attenzione proprio perché non voglio dare messaggi sbagliati, ecco, No, però. ma assolutamente, Manuela, ma è solo proprio l'hai detto proprio tu perfettamente. Ora, dimmi onestamente, Manuela, quanti italiani non hanno riutilizzato la loro No, mascherina? ma Cioè, certo, assolutamente bisogna cambiarla, bisogna anche se sono quelle riutilizzabili, disinfettarla, ci sono degli spray apposta, insomma, io personalmente lo faccio, mi auguro che la vabbè. maggior parte di noi lo faccia, insomma, No, non lo so. Manuela, allora che tu lo faccia benissimo, ci mancherebbe altro, ma che sia la maggior parte degli italiani, assolutamente no. Cioè, dobbiamo essere onesti, ma non solo io, voglio dire, io penso che la stragrande maggioranza degli italiani sta usando la stessa mascherina da giorni, se non da settimane. E mette questa mascherina e sale in macchina, mette la mascherina sul sedile e poi quando scende dalla macchina se la indossa perché ovviamente per strada deve avere la mascherina. Questa è la normalità, cioè dobbiamo essere onesti. Poi dopo se che c'è l'eccezione. È andato via Giancarlo Marcotti, perfetto. Adesso cerchiamo di. Ah no, sei Scusa. tornato, perfetto, No, 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 d'accordo. scusa perché è un inconveniente Non c'è tecnico problema. da me. Sì, tu No, dici, voglio dire. beh, in generale temi che si utilizzi in questo modo e quindi in questo modo non serve a niente. Ecco, questa è un po' la conseguenza logica. Esatto. Ok. Niente, quindi insomma, questa è la normalità. Di conseguenza. Poi, ripeto, a livello psicologico può avere invece un impatto, cioè
vedere tutti con la mascherina, ma magari le persone si sentono più tranquille, però è una questione solo psicologica, perché, ripeto, quella mascherina nella stragrande maggioranza dei casi non viene usata in maniera corretta e poi non ha senz'altro quell'efficacia. Poi Ok. dopo, e poi, scusa, Manuela, Sì. abbiamo un esempio, insomma, no? Allora, se uno passa da Como a Chiasso, deve solo superare una sbarra, neanche c'è la sbarra, voglio dire. Quindi è praticamente come se fosse la stessa cosa, no? Como-Chiasso. Ora, a Como devi portare la mascherina, a Chiasso no, solo se devi entrare in un negozio, cioè gli svizzeri non portano la mascherina. Non penso che in Svizzera siano tutti morti perché non portano la mascherina, insomma. D'accordo. Giancarlo, quando secondo te avremo delle previsioni economiche più certe? Perché qui continuiamo appunto, perché poi il punto è questo, no? Che interessa anche tutte le nostre attività, l'economia reale, in generale le previsioni appunto sullo stato di salute della nostra economia. Però finché non ci saranno notizie certe sul Covid, su dati, appunto le vaccinazioni, insomma tutto quello che ruota intorno al Covid, è chiaro che non possiamo neanche dare dei numeri certi a livello previsionale sull'economia. Quando potremmo avere uno scenario più specifico, secondo te? Allora, Manuela, ecco, questo è un argomento secondo me estremamente interessante. Io continuo a ribadirlo, naturalmente in questo momento sto parlando proprio da un canale, insomma, la più importante web TV di carattere finanziario che ci sia in Italia e non solo. Quindi, voglio dire, stiamo parlando dalle fonti TV, cioè una cosa Appunto. estremamente estremamente autorevole. Allora, come possiamo giustificare il fatto che adesso addirittura anche in Natale, cioè se ricordate bene, mi rivolgo a te, so che lo ricordi bene, ma c'erano state fatte delle imposizioni intorno a ottobre, così, dicendo, ecco, se facciamo queste imposizioni così salviamo il Sì, Natale, mi no? Pensavamo, ricordo, mi ricordo. ecco. Pensavamo che se avessimo avuto delle restrizioni a Natale sarebbe stato un dramma dal punto di vista economico, perché non è che il mese di dicembre dal punto di vista economico vale un dodicesimo, il mese di dicembre dal punto di vista economico vale 2 o 3 dodicesimi, anzi ci sono alcuni settori per i quali vale ancora di più, cioè si fa la maggior parte del proprio fatturato a Natale. Ora, con un Natale del genere, dovremmo avere delle borse assolutamente asfittiche, eccetera. E invece abbiamo il DAX a 13.000 e rotti punti, il Dow Jones, non ne parliamo. Cioè, siamo in una situazione veramente è difficile. Cioè, quando io, perché anch'io ovviamente il mio canale si chiama Finanza in Chiaro e quindi ogni tanto devo parlare di finanza, mi trovo veramente in difficoltà a dire, cioè, se le borse sono sui massimi, Sì. teoricamente vorrebbe dire che una situazione economica migliore di questa non l'abbiamo mai avuta. Cioè, in linea teorica, dovrebbe essere questo. E insomma, io ho Certo. dei dubbi che siamo nella situazione economica migliore che No, abbiamo mai avuto. magari, non credo proprio, insomma. Ma infatti, è in discussione da tanto questo scollamento, no? Tra l'andamento dell'economia reale, le previsioni soprattutto, anzi io dirò di più, l'incertezza che sappiamo essere in teoria, e dico in teoria perché non è andata così, la cosa che più infastidisce i mercati, e quindi effettivamente ancora di più si naviga a vista, Giancarlo. E questa è la questione. Cioè, io vedere il Dow Jones a 30.300 punti, cioè uno resta Certo. sbigottito, diciamo, 30.000. Se solamente un anno fa, 2 anni fa, avessimo detto che a questo momento avremmo avuto il Dow Jones a 30.000. Però qualcuno che aveva detto una cosa del genere, aveva parlato addirittura di 100.000 punti, era Warren Buffett, no?
il quale aveva detto, eh sì, certo, finché i tassi restano negativi, cosa volete? Da quel certo. punto di vista lì ha ragione, cioè se continuano, se tutti gli altri investimenti hanno dei rendimenti negativi, uno dove mette i soldi? Li mette lì, certo. anche se così non fa altro che gonfiare una... Sì, sì, diciamo che come aveva detto Warren Buffett, vale la stessa regola anche adesso, proprio per la situazione dei tassi. Va bene Giancarlo, allora io ti devo salutare, ti ringrazio naturalmente per il tuo collegamento. Ci sentiamo ancora prima di Natale, lunedì ci sei? Grazie a te Emanuela. Ci sei lunedì per gli auguri di Natale? Ci sentiamo settimana prossima? Perfetto, ok. Assolutamente sì. Allora, ti ho chiesto conferma in diretta, va bene, allora parleremo nuovamente del Natale settimana prossima. Grazie a Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro, ti seguiamo come sempre sul tuo canale, aspettiamo il tuo video del giorno che verrà pubblicato verso pomeriggio sera. Grazie Giancarlo. Grazie a te Emanuela, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. A lunedì. Grazie, a lunedì. E, va bene, beh, c'è chi scrive Marcotti negazionista, contattatelo Giancarlo Marcotti, vi ascolterà sicuramente. Va bene, grazie, tra poco torniamo dopo la pubblicità.